molte piste in diretta che stanno compiendo i lavori che hanno detto e in cui molti degli stimoli che sono stati oggi ricordati sono presenti. Chiaramente siamo in un discorso particolare degli anni della legislatura, cioè in chiusura si parla di qualche settimana ancora prima dello scioglimento della Camera, quindi è molto difficile che questi disimpiegi arrivino a loro iter in conjunto. Però è chiaro che tutta la fase istruttoria che comunque il Parlamento è in grado già di compiere è lavoro che non va perso nella prospettiva della nuova legislatura. In più c'è una parte che tocca letteralmente temi che qua abbiamo considerato, che riguarda la legge di stabilità, che riguarda appunto il rifinanziamento di alcuni importanti fondi sociali, il Fondo Nazionale Politiche Sociali, il Fondo per un'autosufficienza, che possono essere, se ci mettiamo un po' di buona volontà, possono essere considerati come primi investimenti per ripartire su un discorso strutturato sul sociale che aiuti le persone nel loro intero percorso di vita, dall'infanzia alla vecchiaia, in ottica di centralità della persona e di riconoscimento della stessa del diritto a costituirsi un progetto di vita in qualsiasi età della propria dimensione. Secondo te, diceva che un approccio assistenzialista non basta, ecco, come deve essere inquadrato invece un intervento del pubblico? L'approccio assistenzialista è un approccio di ultima istanza che guarda l'emergente, che risponde al bisogno della persona con difficoltà quando proprio nessun'altra rete è in grado di intervenire, e lo fa magari in un'ottica anche quasi caritativa, no? Di quello che dico che come sufficienza da qualcuno di altri. L'idea di un essere che io ho e che credo che questo paese dovrebbe accattarsi a costruire nel tempo e senza per questo negare il vincolo delle risorse che richiede passaggi anche lenti, è un'idea che invece ponga al centro, ripeto, la persona nel suo complesso, che quindi non veniamo letti come bisognosi, ma veniamo letti come cittadini che hanno il diritto di accedere, con dipendenza anche del proprio sforzo e la propria determinazione, che hanno il diritto di accedere a tutti gli elementi che fanno della vita una vita di qualità, che significa l'abitazione, l'istruzione, la salute, la socializzazione, eccetera. Quindi, poi una sfida che non è solo di soldi e di servizi,